Benvenuti in un nuovo video, scusatemi le condizioni, ma io sto letteralmente, raga, morendo di caldo, quindi mi scuso dalle condizioni, sì, per le condizioni questo è il periodo in cui si dice sempre la solita frase, ma è la verità. Oggi siamo qui per trovare le altre barrette della Nikis, no, Nikis, no, Nix, Nix se non mi sbaglio si pronunciava, sì, Nix, della Nix. Mi sembra strano perché Nix è un marchio di make-up, quindi... Sì, però raga, mi avete detto che si pronuncia così, ma in ogni caso sono queste qua, eccole qui. Allora andremo a provare due, perché poi ce ne sono anche altre che erano diverse su queste qui, cioè erano diverse rispetto a queste, quindi ho detto vabbè, facciamo due video. E invece queste, visto che erano barrette, le ho volute racchiudere insieme. Queste qui sono due barrette di frutta secca ed è questo è gusto dark chocolate, abbiamo tutta la frutta secca, quindi mandorla, semi di zucca, sesamo, quindi vediamo un po' come sono. Ovviamente tutte queste barrette le trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora vi dico un po' i valori per 30 grammi, ve la faccio vedere meglio. Eccola qui. Allora, per 30 grammi ha 130 calorie, 2,7 grammi di, no scusatemi, 10 grammi di grassi. Poi carboidrati 6,6, non si capisce niente. Polioli 2,9, fibre 7,5 e proteine 3,4. Quindi andiamo ad assaggiare questa qui a gusto dark chocolate. Sono troppo curiosa. L'odore non mi fa impazzire. Oddio, però è bellissima, secondo me a mia sorella piacerà tanto. Così io. E sotto c'è il cioccolato fondente. Assaggiamo. Buona, diciamo. Ma il cioccolato fondente sotto non c'entra niente. Non è male perché fondamentalmente sembra un torroncino. È sfiziosa, però non lo so, forse l'abbinamento con il cioccolato fondente... Non ci sta troppo bene, però non è una barretta promossa perché è super sfiziosa e mangiabile, però ovviamente non è né un sì né no, è un io. Vediamo questa qui. Secondo me questa già si può fare, è sempre la stessa cosa, però è milk chocolate. Secondo me questa sarà più buona. Secondo me sì. Allora, questa qui per 30 grammi ha praticamente gli stessi valori, 130 grammi di 130 calorie, 10 grammi di grassi, oggi non so che mi viene, è il caldo. Poi 7,2 grammi di carboidrati, polioli 3,3, fibre 6,6, proteine 3,6. Quindi assaggiamo, sono troppo curiosa. L'odore è già meglio, raga. Però questa è bellissima, ci sono pure le mandorle. Eccola qui, assaggiamo. Wow. No, vabbè. Queste ne devo prendere a mia sorella. Mia sorella le amerà. Sì, perché a mia sorella piacciono queste cose. Infatti, le prende queste barrette. Cioè, tanto tempo fa le amava delle barrette che non ci sono più in commercio. Almeno noi le trovavamo sempre all'Auchan, non ricordo neanche il marchio. Delle barrette che erano completamente così e lei impazziva per i semi di zucca, costavano un botto, raga, il pacchetto costava tanto, ma era proprio un bel
un bel mattone proprio. E raga, lei impazziva, lei era l'unica barretta che si mangiava. E quindi raga, nel prossimo voglio la faccio assaggiare, ma sicuramente impazzirà, ma nel prossimo ordine spero di trovarla e quindi gliela prenderò. Quindi raga, tra le due io vi consiglio Milk Chocolate, perché la valorizza molto di più invece Dark Chocolate buona, ma tra le due vi consiglio Milk Chocolate perché ne vale la pena. Invece l'altra sa troppo di fondente, non lo so raga, quella cosa che... quell'insieme che insieme non lega, ecco, che scioglie lingua. E poi ci sono anche queste due barrette. Io vi lascio giù nell'info box, a parte vabbè il sito del supplement, codice e tutto, il mio Instagram, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram. Vi lascio anche ovviamente tutti i riferimenti alle barrette, ma vi lascio anche il video del vecchio video, il link del vecchio video dove abbiamo provato le altre barrette della NYX. E comunque ragazzi, io mi devo comprare uno smalto di questo colore, perché io ho una maglietta, io lo dico sempre, perché io impazzisco per questo colore, tipo puffo, azzurrino, Tiffany, ma non lo so raga, mi piace troppo. Tiffany no, Giulia, non già azzecca proprio, ma ok. Allora, questo è gusto cocco, eccola qua. Allora, per cui infatti sono 40 grammi, per 40 grammi hanno 162 calorie, 12,8 grammi di grassi, 13 grammi di proteine, polioli 9,2, fibre 8,3 e proteine 1,9. Quindi raga, non sono, no, non sono barrette, questa qui non è una barretta proteica, l'altra se non sbaglio sì, oh. Sì, forse sta qua la differenza perché... non si capisce tanto, infatti io sono da un po' detto, ma qual è la differenza? Secondo me è proprio questa. Devo rivedere i valori dell'altra. Ok, ragazzi, sì, mi ricordavo bene che le altre fossero proteiche, infatti l'altra sta scritto proprio protein bar, invece su queste no. Quindi assaggiamo, infatti sì, mi dicevo io, ma le altre erano proteiche, queste invece no. Ho rotto la confezione! No, mi piaceva! Vabbè, eh. Ok, Giulia. Ragazzi, sembra un po' un bounty. Mamma mia. No, raga, il profumo. Cioè, l'odore. No, ho perso un pezzo. No, raga. Raga, è un bounty, raga, è un bounty. No, vabbè. No. Ragazzi, sento proprio la freschezza del cocco. Sento proprio i pezzi di cocco, tipo le scaglie. No, raga, sembra di mangiare la barretta del Bounty proprio. Cioè, sul sito ci sta proprio una versione protein Bounty che noi abbiamo provato insieme con Bounty Snickers e Mars, ma quello non ci assomigliava proprio. Ma questo, raga, no, vabbè. Ovviamente c'è l'altra versione a peanut butter, cioè, raga, cioè, cocco e peanut, le cose più divine al mondo. Vincerete entrambi, sicuro. Allora, questa qui, eccola qui, ve la faccio vedere. No, raga, comunque Bounty lo dovete prendere, eh. Mamma mia, assurdo. Allora, per 40 grammi ha, questo è più proteine, sì, è più proteico, 167 calorie, 13,6 grammi di grassi, 11 grammi di carboidrati, 6,2 grammi di polioli, 8,1 grammi di fibra, 4,4 grammi di proteine. Assaggiamo. No, qua. Ragazzi, sono i pezzi, cioè. Io non ho parole. No, raga. È impossibile. Io non posso permettermi di dare un voto.
Non posso, non gli posso dare un voto, quindi stanno entrambi sullo stesso livello. Se amate il Bounty, raga, questo dovete prenderlo. Fate subito un ordine, non so se è disponibile, ma appena ritorna disponibile io vi avviserò, che ormai le ho provate tutte, quindi vi posso avvisare. Su Instagram, quindi ragazzi, seguitemi su Instagram, ma questa bontà la dovete prendere e quest'altra bontà la dovete prendere e quest'altra bontà, Milk Chocolate, la dovete prendere. Mi dispiace, la dovete prendere. Quindi niente, io spero che come sempre questi video assaggio vi siano piaciuti e io sicuramente in un prossimo ordine li devo riprendere. Quelle per mia sorella, ma pure Cocco se mi impazzirà. E quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!